Oggi andiamo a vedere un altro capitolo di questo meraviglioso libro intitolato Libertà per tutti, un'applicazione pratica della Bibbia. Andiamo a vedere oggi un nuovo capitolo intitolato La legge della creazione. Prendiamo una delle storie della Bibbia e vediamo come i profeti e gli scrittori dell'antichità hanno rivelato la storia della creazione con questo strano simbolismo orientale. Conosciamo tutti la storia di Noè e dell'Arca, che Noè fu scelto per creare un nuovo mondo dopo che il mondo vecchio fu distrutto dal diluvio. La Bibbia dice che Noè aveva tre figli, Shem, Ham e Jafet. Genesi 6:10. Il primo figlio si chiama Shem, che significa nome. Ham, il secondo figlio, significa caldo, vivo. Il terzo figlio si chiama Jafet, che significa estensione. Noterai che Noè e i suoi tre figli, Shem, Ham e Jafet, contengono la stessa formula di creazione del nome divino di Jod, Hi, Vau, He. Noè, il padre, l'ideatore, il costruttore di un nuovo mondo, equivalente a Yod, o coscienza incondizionata. Io sono. Shem, il tuo desiderio, ciò di cui sei consapevole, ciò che chiami e definisci come tuo obiettivo, ed equivale alla seconda lettera del nome divino He. Ham è lo stato di sentimento caldo e vivo che unisce e lega insieme il desiderio di coscienza e la cosa desiderata, ed è quindi equivalente alla terza lettera nel nome divino, il Vau. L'ultimo figlio, Jafet, significa estensione ed è lo stato espanso o oggettivato che testimonia lo stato soggettivo ed è equivalente alla lettera nel nome divino He. Cosa dice qui Neville? Sei Noè, il conoscitore, il creatore. La prima cosa che generi è un'idea, un impulso, un desiderio, la parola o il tuo primo figlio Shem, che significa nome. Il tuo secondo figlio Ham, che significa caldo, vivo, è il segreto della sensazione grazie alla quale sei unito soggettivamente alla tua aspirazione, in modo che tu, la coscienza che desidera, acquisisce consapevolezza del possedere o dell'essere la cosa desiderata. Il tuo terzo figlio Jafet è la conferma, la prova visibile che conosci il segreto della creazione. È lo stato esteso o oggettivato che testimonia lo stato invisibile o soggettivo in cui dimori. Allora, come avete già notato, cosa ci dice in questo ultimo paragrafo che è molto interessante? Praticamente è lo stato esteso o oggettivato, cioè la manifestazione esterna, quando vediamo qualcosa che si manifesta nella nostra vita, una persona, qualcuno che ci attacca, qualcosa che noi crediamo di noi, insomma qualcosa che noi vediamo nella forma, lo vediamo davanti a noi come circostanza, come episodio nella nostra vita, giusto? Come circostanza esterna, come manifestazione. Cos'è che vediamo? Questa testimonianza, questa forma, questa cosa che ci succede o che arriva o comunque sia nel bene e nel male, quello che vediamo testimoniare è lo stato invisibile o soggettivo in cui noi dimoriamo, ciò che noi crediamo di noi, ciò che noi sentiamo di noi, ciò che noi
come abbiamo visto nelle ultime letture, che ci spiega ancora più, se vogliamo, calca ancora di più su questo che è semplice ma è conciso. Praticamente questa saggezza cosa ci dice? Ci dice che quello che sta succedendo fuori non è altro che uno specchio, ok? Non è altro che un riflesso di ciò in cui io abito, nella consapevolezza in cui io abito. Quindi quel mondo invisibile dentro di me, in cui io abito, in cui io sono familiare, in cui io sto, in quel mondo mio, ok? Quel mondo si esternalizza e prende forma. Quello che manifestiamo, le esperienze che manifestiamo, non sono altro che il risultato del nostro mondo interno. È la prova visibile della consapevolezza che noi abbiamo acquisito e che possediamo. Infatti dice che nella storia di Noè è riportato che Ham vide i segreti di suo padre, Genesi 9:22, e a causa della sua scoperta fu costretto a servire i suoi fratelli Shem e Jafet, 9:25. Ham, o sensazione, è il segreto del padre, il tuo io sono, perché attraverso il sentire che la coscienza che desidera si unisce alla cosa desiderata. Vedete di nuovo cosa vi voglio, come dire, sottolineare anche io? Questo passaggio è, come dire, così semplice e così forte di saggezza e di profondità che più di questo non ci può dire. Ci sta dicendo praticamente che noi manifestiamo il nostro mondo, qualsiasi mondo vogliamo, qualsiasi cosa vogliamo manifestare, che siano soldi, che siano una relazione, che sia una casa, che sia una posizione sociale, che sia qualsiasi cosa tu e io vogliamo manifestare, il segreto più grande qual è? Sentire che quella cosa ce l'hai già, sentire che la coscienza che desidera si unisce alla cosa desiderata, cioè sentire con le tue emozioni che quella cosa che tu hai visto nella tua immaginazione, quella cosa che tu hai visto nel tuo cuore, quella cosa che desideri è già tua, sentirla di averla già. È come portarsi in avanti, è come fare esperienza, perché ti porti già in avanti nell'adesso, in questo momento sacro, perché questo momento esiste e basta. In questo momento, questo è l'inizio, questo è il momento di ogni cosa. In questo momento io sento nel mio essere, sento di avere quella cosa che desidero già, lo sento. È quello che le dà vita. Ok? Neville continua e dice: l'unione cosciente o matrimonio mistico è resa possibile solo attraverso il sentimento. È il sentimento che esegue questa unione celeste di padre e figlio, Noè e Shem. Coscienza incondizionata e coscienza condizionata. Rendendo tale servizio, la sensazione presenta automaticamente Jafet, lo stato espresso o esteso. Perché non può esserci alcuna espressione oggettiva a meno che non ci sia prima un'impressione soggettiva. Quindi, prima c'è l'impressione soggettiva, lo senti nel tuo mondo, lo senti dentro di te, lo senti all'interno di te, non lo vedi fuori, lo vedi dentro di te,
perché noi cosa facciamo? Noi guardiamo dentro di noi il mondo che abbiamo e poi lo proiettiamo fuori. Il mondo non è fuori, il mondo è dentro di te, ora. Noi siamo come dei proiettori che proiettiamo il mondo che abbiamo dentro. Ecco, continua dicendo, sentire la presenza della cosa desiderata, attualizzare soggettivamente uno stato imprimendolo in te stesso attraverso il sentimento. Uno stato cosciente ben definito è il segreto della creazione. Il tuo attuale mondo oggettivo è Jafet, che è stato reso visibile da Ham. Pertanto Ham serve i suoi fratelli Shem e Jafet, perché senza il sentimento che è simboleggiato come Ham, l'idea o la cosa desiderata Shem non potrebbe essere resa visibile come Jafet. La capacità di sentire l'invisibile, la capacità di attualizzare e rendere reale uno stato soggettivo definito attraverso il senso del sentimento è il segreto della creazione, il segreto mediante il quale la parola o il desiderio invisibile è reso visibile, si fa carne, come dice in Giovanni 1,14, e Dio chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono, Romani 4,17. La coscienza evoca cose che non possono essere ancora viste come se fossero già presenti e lo fa definendo prima se stessa come ciò che desidera esprimere e poi rimanendo nello stato definito fino a quando l'invisibile non diventa visibile. Quindi cosa ci dice in questo paragrafo? Ok? La coscienza, la pura coscienza, il tuo essere evoca cose che non possono essere ancora viste. Le vede nell'immaginazione, le vede, le sente, ok? Le vede nell'immaginazione e le chiama e lo fa definendo prima se stessa, la consapevolezza, la coscienza, come ciò che desidera esprimere. Si vede già quella cosa e poi rimanendo nello stato definito, cioè rimanendo in quello stato che ha già definito come tale, come quell'oggetto o come quella cosa o come quella relazione o come, insomma, come quello che desideri, fino a quando l'invisibile, cioè quello che io ho impresso di essere, ho sentito di essere, non diventa visibile e quindi si esprime. Mi sono spiegata? Ecco, dice qui Neville, il perfetto funzionamento della legge secondo la storia di Noè. In questo preciso momento sei consapevole di essere. Questa consapevolezza di essere, questo sapere che sei, è Noè, il creatore. Allora, noi siamo consapevoli di essere ora. Ora, tu che cosa sei consapevole di essere? Domandati che cosa sei consapevole di essere. E se c'è qualcosa che non ti piace, cambialo. Cambialo e diventi consapevole di ciò che vuoi realizzare. Poi dice Neville qui, ora, con l'identità di Noè stabilita come la tua coscienza di essere, nomina qualcosa che vorresti possedere o esprimere. Definisci un obiettivo, come Shem, e con il tuo desiderio chiaramente definito, chiudi gli occhi e senti che lo hai già o lo stai già esprimendo.
Cosa ci dice ancora qui il maestro? Ci dice: ora, una volta che hai deciso ciò che desideri portare nella forma, una volta che hai deciso ciò che vuoi essere e avere, cosa fai? Chiudi gli occhi e senti con le tue emozioni, con il tuo essere, che lo hai già o che lo stai già esprimendo, che ne stai facendo già uso. Quando vi faccio quell'esempio e vi dico: se vuoi la casa, sentiti già in quella casa, viaggia già in quella casa, dormi già in quella casa, ok? Se vuoi fare questo viaggio, se vuoi viaggiare nel mondo, il posto che vuoi, vai a cercare quel posto in internet, ok? Vai a vedere delle fotografie, vai a vedere dei video su YouTube rispetto a quel posto che magari, che ne so io, vuoi andare a visitare l'Australia, vuoi andare a Sydney, oppure vuoi andare ad Adelaide. Insomma, qualsiasi città di questo mondo. Vai a cercare i posti, le 10 cose che vorresti vedere di quello. Guardati dei video su YouTube e vediti ogni notte vediti camminare su quelle strade, anche se tu abiti a Roma, a Firenze o non so dove. Tu dormi nel tuo letto, ma ti vedi in quel posto, ti vedi in quella casa, ti vedi in quella posizione sociale, ti vedi in quella posizione economica, ti vedi in quella posizione lavorativa. Insomma, chiudi gli occhi, sei qui, ma nella tua immaginazione entri in quella scena e la occupi, quella scena, ok? Assumi l'atteggiamento mentale con il tuo desiderio chiaramente definito, chiudi gli occhi e senti che lo hai già o che lo stai già esprimendo. Questo passaggio è bellissimo. Infatti continua e dice: non chiederti come si può fare, senti semplicemente di averlo. Non ti domandare niente come si può fare, senti solo di averlo. E se non dici: ma io non ho mai avuto 10 milioni e voglio 10 milioni, Gina, che mi stai dicendo? Io voglio 10 milioni, ma se non li ho mai avuti, come faccio a sentire di averli? Semplicemente assumi che ce l'hai già. E come ti sentiresti se io ti dicessi: domani ti metto 10 milioni sul conto, ma per 10 giorni non li puoi toccare? Come ti sentiresti tu? Domandati come sarei. Li vedi già sul conto, ma non li puoi toccare. In questi giorni come vivresti? Inizieresti a fare piani su come gestire quei soldi, su come investirli, cosa devi, insomma, cosa faresti con quei soldi là? Come ti muoveresti? Quindi cosa fai? Inizi a fare un progetto, un piano di come ricevere, perché questo è anche molto importante. Tanti vogliono soldi, tanti soldi, ma non sono pronti a riceverli. Lo dicono solo per dirlo, ma non ci credono, perché se tu non ti prepari a riceverlo, esattamente come la donna che attende un bambino, sicuramente non gli comprerai gli abitini da femminuccia se non sa se è maschio o femmina, ma di sicuro, dato che è incinta, inizierà a preparare la cameretta del bambino, inizierà ad acquistare, insomma, l'arredamento e le cose che servono dopo che ha scoperto il suo, insomma, se è un maschietto o se è una femminuccia. Inizierà a comprargli anche gli abitini, oppure lo può fare anche se non lo vuole scoprire fino alla nascita il sesso del bambino. Inizierà a comprare le cose di colori neutri,
che si possa indossare sia da un maschietto che da una femminuccia. È la stessa cosa che dobbiamo fare noi. Oltre ad assumere l'atteggiamento mentale, che sarebbe il tuo se tu ne fossi già in possesso in questo modo, da sentire che hai fatto, ok? La sensazione è il segreto della creazione, dice Neville. Chiaramente ci dice: assumi l'atteggiamento mentale che sarebbe il tuo se tu ne fossi già in possesso, in modo da sentire che hai fatto. È la sensazione il segreto della creazione. E poi ti prepari naturalmente a ricevere. Sii saggio come Ham e fai questa scoperta per avere anche tu la gioia di servire i tuoi fratelli. Shem e Safet, la gioia di manifestare la parola e definire la carne. Allora io mi fermo qui e domani partiamo da qui. Grazie mille. Ciao a domani. Grazie.